Presidente, bravo. Grazie ancora. Bravo! Bravo Enzo! Grazie, grazie Enzo. Io confido davvero che ti possa essere. Aspetta, non ho detto ancora nulla, bravo. E fammi le prime due parole. Senti prima che cosa dico e poi dici. E se no, no, se no applaudite soltanto l'immagine. Io voglio che voi applaudite anche le cose che diciamo, gli impegni che prendiamo. Allora, Enzo ha governato e sono stati anni difficili. Anni difficili perché, guardate, lo spieghiamo a tutti, quando c'è un dissesto finanziario il sindaco ha le mani legate, qualsiasi sindaco, chiaro? Questa cosa non la dobbiamo mettere da parte, perché se no non riusciamo a capire i miracoli, dov'è il libretto? Prendimelo. I miracoli che lui ha fatto, avendo le mani legate. Cioè, queste cose qui che sono sintetizzate qui, tutte le iniziative che sono state fatte, voi non dovete perdere memoria, perché un paese, una comunità senza memoria non ha futuro. Diceva un grande scrittore, il futuro ha un cuore antico. Se non si parte dalla consapevolezza, dalla conoscenza, dalla memoria e anche il riconoscimento di quel che è stato fatto di buono, non c'è prospettiva futura. Sapete cosa succede? Succede che tutti sono uguali. Si presentano gli ultimi arrivati con le promesse, con le chiacchiere, con gli slogan e poi gli andiamo tutti dietro come pecore, come greggi. Non è possibile. Quindi allora distinguiamo, soprattutto non fate in modo che il Movimento 5 Stelle ed Enzo Alfano sia uguale a tutti gli altri. Non siamo uguali a tutti gli altri. Potete scegliere. Perché qui abbiamo la garanzia innanzitutto che c'è stato un governo della città che ha contrastato il malaffare. Dobbiamo proseguire in questo processo, non lo dobbiamo arrestare, non dobbiamo fare che cadiamo nella trappola di cancellare e interrompere ciò che di buono è stato fatto. Vero signora, lei mi parlava del cimitero. Il cimitero, anche lì c'è stato un problema, io mi sono subito informato, Enzo, c'è un problema anche per quanto riguarda la manutenzione, so che state costruendo una parte nuova del cimitero per ampliarlo, per estenderlo con nuovi loculi, so che addirittura state pensando, questa è una cosa molto bella, a un cimitero per gli animali di affezione. La tutela degli animali è importante, perché anche lì si vede la qualità della civiltà di una comunità. E poi bisogna ovviamente assicurarsi che con i nuovi incarichi, con le nuove gare ci sia massima manutenzione. Poi c'era un signore, io voglio ascoltare voi, non vi voglio, tanto a me mi sentite pure in televisione, le conoscete le nostre battaglie. Pure la sistemazione del canile, lui ha detto, e poi sistemazione del canile, è importantissimo. Poi mi hai detto tu, lo hai detto, sì, appena sono arrivato il problema del salario minimo, sì. Sapete che sul salario minimo è la nostra grande battaglia. Parliamoci francamente, l'avremmo fatto già quando eravamo al governo, non abbiamo avuto i numeri, in maggioranza il PD si è convinto troppo tardi. Troppo tardi, adesso siamo all'opposizione, se no l'avremmo già fatto, non ci giriamo intorno. La Meloni con Brunetta non l'ha voluto, Presidente. Lui ha detto che Conte non l'ha fatto prima, perché non abbiamo trovato i numeri di maggioranza. Ma lei non l'ha fatto adesso neanche. All'opposizione, però avevamo la possibilità concreta, abbiamo convinto il PD, abbiamo convinto, pensate, pure Calenda, abbiamo preso il giorno giusto, anche Calenda si è convinto. E alla fine abbiamo approvato, portato questa proposta a Meloni che l'ha respinta. Con Brunetta. L'ha respinta appoggiandosi al CNEL di Brunetta, quindi ha detto no al salario minimo. Quindi purtroppo adesso sta partendo una però proposta di raccolta delle firme, una proposta di iniziativa popolare. Noi non ci arrendiamo, attenzione, queste sono battaglie che portiamo anche in Europa. Andremo a modificare la direttiva europea, perché la direttiva europea sul salario minimo c'è, soltanto che la interpreta in un modo che l'Italia si può sottrarre.
la rinforzeremo e vedrete che da Bruxelles la imporremo al governo nazionale a Meloni. Un lavoratore deve avere le soddisfazioni. Con decontribuzione sud per le imprese, noi abbiamo messo nuovi fondi per Io Resto al Sud per favorire l'imprenditoria giovanile e femminile. Abbiamo introdotto, aspetta un attimo, ti dico, poi abbiamo introdotto il governo Conte 2, tu sei un imprenditore? Perfetto. Allora, se ci sono altri imprenditori lo sapete, decontribuzione sud è stata la misura per tagliare il costo del lavoro.